buona domenica. Questa seconda domenica di Quaresima ci presenta come tema centrale quello della fede. La prima lettura ci propone la figura di Abramo, padre nella fede, colui che per primo si è fidato del progetto di salvezza universale che Dio ha sull'intera umanità. Passando poi per il Salmo 32, il Salmo responsoriale, che recita: «Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera». Anche San Paolo, nella seconda lettura, nella lettera a Timoteo, esorta ad avere fede nella parola del Vangelo e soprattutto nella persona di Gesù. Scrive: «Il Vangelo ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa. Gesù Cristo ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'incorruttibilità per mezzo del Vangelo». Proprio questa luce di fede domina la scena del Vangelo della Trasfigurazione che adesso ascoltiamo. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi stare qui. Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo». All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non videro nessuno se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti». L'episodio della Trasfigurazione è un episodio centrale in tutti i sensi nel Vangelo di Matteo, un episodio che anticipa la risurrezione. Ci sono diversi elementi all'interno del testo, della narrazione, che sono un chiaro riferimento a quella che sarà la parte finale del Vangelo di Matteo, l'ultimo capitolo dove appunto parla del Cristo risorto. Innanzitutto, la Trasfigurazione mostra un Gesù vestito di luce, radioso, elemento che ritroviamo proprio nella narrazione che Matteo fa della risurrezione. Siamo al capitolo 28, all'inizio, e leggiamo: «Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve». Gesù trasfigurato brilla come il sole, ha le vesti candide come la luce, proprio come l'angelo che annuncia la risurrezione. È un primo segno, un primo indizio che ci dà l'Evangelista Matteo per sottolineare l'appartenenza al Regno di Dio. Il fatto che quella figura che i tre discepoli hanno davanti appartiene ad una dimensione altra rispetto a quella terrena. La seconda citazione, il secondo riferimento, che è proprio un chiaro rimando alla risurrezione, lo troviamo poco più avanti, quando Gesù dice ai discepoli: «Alzatevi e non temete». Ecco, succede lo stesso sempre nel Vangelo di Matteo, sempre al capitolo 28, quando Gesù appare
alle donne. Gesù risorto appare alle donne. Il testo dice: abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco Gesù venne loro incontro e disse: salute a voi. Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. Gesù trasfigurato utilizza le stesse parole di Gesù risorto. Anche qui Matteo indica un chiaro rimando al fatto che la visione che hanno avuto i tre discepoli anticipa quella che è la gloria del Cristo risorto. Un ultimo e chiaro, palese rinvio alla risurrezione proprio nell'ultimo versetto del brano della trasfigurazione. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: non parlate a nessuno di questa visione prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. Cosa vuole dirci allora l'episodio della trasfigurazione e cosa vuole suggerirci anche per il nostro cammino quaresimale? Non dobbiamo mai dimenticare che questo episodio nel Vangelo di Matteo è posto tra il primo e il secondo annuncio della passione. Di fronte alla resistenza dei discepoli di accettare un Messia crocifisso, ecco che la trasfigurazione anticipa, rivela, in un certo senso dovrebbe anche confortare i discepoli. La trasfigurazione è segno che proprio quel Gesù è il Figlio di Dio, è colui che verrà glorificato dal Padre, è colui che sconfiggerà il peccato e la morte. Il discepolo, lo sappiamo, farà sempre fatica ad accettare un Messia crocifisso, ad accettare che Gesù, prima di entrare nella gloria, venga rifiutato dagli uomini, venga crocifisso, muoia appunto in croce. Ecco che allora tutto il discorso di questo brano della trasfigurazione oscilla da una parte con Gesù che dialoga con Mosè ed Elia, con Gesù che, come nel battesimo, viene confermato Figlio di Dio, e dall'altra, proprio nel mezzo, la reazione di Pietro. Nel mezzo di questa scena gloriosa, Pietro prende parola e da un lato dimostra grande coraggio, anche grande entusiasmo: Signore, è bello per noi essere qui. Dall'altra parte fa una proposta inadeguata rispetto a quella che è la situazione. Se vuoi farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. L'evangelista Matteo lascia cadere questo discorso di Pietro introducendo la voce dal cielo. Noi però non lasciamo cadere l'intervento di Pietro. Certo, nella vita di fede ci vuole grande entusiasmo, ma spesso, come è capitato anche a Pietro, si ha una risposta inadeguata rispetto a quella che è la vita di fede, a quello che è anche la grazia della presenza di Cristo risorto nella nostra vita. Allora, cosa vuole dirci anche per il nostro cammino quaresimale l'episodio della trasfigurazione? Certamente vuole dare forza, coraggio, solidità al nostro cammino di fede, al cammino quaresimale, lasciandoci già intravedere quella che è la gloria a cui siamo chiamati, la luce della Pasqua. Questo non deve riguardare solo la quaresima di quest'anno, ma deve riguardare tutta la nostra vita di fede. Spesso rischiamo di essere discepoli che seguono solo il Cristo glorioso, dimenticandoci che Gesù è precisamente il crocifisso risorto. Spesso, come è capitato anche a Pietro, rischiamo di mettere la nostra visione su chi è Dio, su cosa ci propone, rispetto
a quella che è la vera esigenza del Vangelo e che la voce dal cielo ha ricordato: è Gesù il Figlio amato, ascoltatelo. Thank you.